Dopo il primo incontro del luglio scorso, in cui la fondatrice della Fototeca di Bologna ha potuto prendere un primo contatto con il fondo Giacomelli, abbiamo avuto il piacere di accogliere Elvira Tonelli per una giornata intera di formazione presso l'archivio comunale della Celestia. Così ci piace l'idea di dedicare un po' di puntate delle nostre pillole video a questa esperienza, che ha visto una prima parte teorica centrata sui materiali e le tecniche, quindi a seguire un vero e proprio stage di buone pratiche di ripulitura e corretta conservazione dei negativi. Il vetro della metà dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento all'inizio appunto dell'era industriale e della produzione dei materiali, è più spesso. Per cui un primo indizio è l'asse molto spesse. Il secondo indizio è l'asse tagliate e ritagliate a mano, per cui hanno un bordo irregolare, si vedono i bordi taglienti o bordi appunto irregolari. L'altro indizio fondamentale, a parte il colore, che a seconda del tipo di sviluppo a cui il negativo a colloidi veniva sottoposto, il colore va da un bruno, nocciola, che è subito identificabile, o un colloidio, a un nero, perché a seconda del tipo appunto di sviluppato con l'acido più gallico, invece la tonalità è molto scura. Però l'emulsione viene sempre stesa a mano, cioè viene stesa con una lastra basculando prima il colloidio facendolo girare, poi il bruno e poi viene sensibilizzata. Questo vuol dire che in genere i bordi, nella più classica delle ipotesi, gli angoli, hanno dei punti in cui non c'è l'emulsione e si vede abbastanza bene. E quello, se state attenti, si vede abbastanza delle volte anche delle stampe, perché non sempre si preoccupavano di mascherare i bordi non emulsionati. Fino a che epoca era un lastre? Perché quando tu mi hai parlato di lastre, i vetri spessi, sì, noi l'abbiamo trovato anche recentemente, però datano attorno agli anni 30, 20, 30. Allora, noi abbiamo trovato nel fondo Poppi dei colloidi fino agli anni 80. Questo succede perché? Perché il fotografo che ha già pratica e attività e sta usando il colloidio, difficilmente subito cambia tecnologia, si trova più a suo agio, specialmente quando deve andare a fare dei servizi che sono per lui importanti, cioè che non può tornare sul posto, poi il colloidio ha la grandiosa cosa che deve essere emulsionato e sviluppato entro una quindicina di minuti, per cui tu vedi subito come viene la foto, puoi subito rifarne un'altra, devi via tutto, la riemulsioni la cosa e la rifai. È super di moda, per cui lo fanno tutti, ogni angolo c'è qualcosa. Piace molto per i ritratti, che meno male, da quanto ho capito, hanno anche un costo fisso, che è attorno agli 80 euro. Perché fanno ritratti sia sull'asse a colloidio che direttamente positivi, con la tecnica di quello che è il ferrotipo o l'androtipo. Per cui sull'asse di vetro dipinta di nero dietro, oppure su una lastra opaca di metallo. E c'è un sacco di gente che fa questa cosa, ci sono addirittura delle ditte che ti vendono i kit per prepararti le lastre in casa. E adesso c'è un buon rifiorire di queste cose. Un altro indizio, questo mi è sempre fatto impazzire qualcosa, è che il colloidio sviluppa dei reticoli esagonali, tipo alveare. In genere fa dei reticoli di dimensioni tipo un euro, anche più piccolini, che sembrano proprio delle crepe sull'emulsione. E questa cosa probabilmente è data dal fatto che la lastra veniva sottoposta a cicli di temperature molto grossi, svarioni, per dire del termine tecnico. Perché tenete presente che una volta l'asta magari in archivio poi doveva essere stampata, allora come si stampava? Allora paf, subito al sole, sulla carta, per cui magari stava lì a cuocersi al sole anche un'ora a 30 gradi in estate, per cui questi stress continui dell'emulsione creavano questi problemi.
Ne è prova il fatto che in Francia hanno fatto degli studi comparando delle stampe fatte in un'epoca diversa e vedendo che questa alterazione progredisce durante il tempo, per cui è proprio quello il problema. C'è da dire di buono che l'asse al collodio perché le lasse al collodio sono sempre verniciate con una vernice di protezione, perché la superficie è molto delicata, per cui in genere basculando la lastra si riesce a vedere proprio la stesa della vernice di protezione, che è lucida e che impedisce l'abrasione superficiale dell'emulsione. Le vernici di protezione vengono utilizzate anche nelle lastre alla gelatina. Bisogna fare abbastanza attenzione perché delle volte le lastre verniciate uno magari le prende in mano una sopra pensiero e pensa che quello sia il lato vetro e lo pulisce. Scompare. No, non scompare, però lo vedi subito. Sì, non è una grande operazione, ovviamente. Però e lì l'indicazione è se non ha lo specchio d'argento, probabilmente c'è una vernice sopra. Se la vernice non è messa in maniera perfettamente uniforme, si vede dove non c'è la vernice. Però questo è un trattamento di post-produzione, come si direbbe adesso, che fanno i fotografi, per cui non è una cosa industriale che ti dà una superficie compatta. Per cui se vedete delle difformità sul lato emulsione, proprio che vi sembra che ci siano delle cose sopra, probabilmente è uno di questi interventi.